Ciao Albertini, oggi conosceremo meglio i candidati a rappresentanti di istituto. È arrivato il momento in cui le liste si sfidano per guadagnarsi la vostra fiducia e guidare la nostra scuola. Presenta la lista e i suoi candidati. Edoardo De Santis, rappresentante uscente, quinto H, lista Alberti Again. Elio Solis, quinto F e lista Alberti Again. E gli altri partecipanti sono Andrea Santarpia, quinto A, e Elisa Elia, quarto Ah, io sono Daniele Cimillo, quinto B, il nome della lista è Se non cambierà, lotta dura sarà. Gli altri partecipanti sono Federico Purificato di quinto B, Gianni Pensiero di quinto B e Massimo Urbino di quinto H. Allora, sono Antonio Piccolo di quarta F. Io sono Francesco Testa di quarto I. Insieme a noi, nella lista voce degli studenti, ci sono Matteo Corcina di quarto C e Roberto Salvatore di quarto I. Perché avete scelto questo nome? E in nome della lista Alberti Again perché vorremmo far tornare l'Alberti grande di nuovo, come lo era un tempo, e perché sappiamo che questa scuola ha un grande potenziale e vorremmo valorizzarlo. Questo nome perché vogliamo assolutamente cercare di portare a termine tutti i nostri punti e migliorare il benessere dello studente. Questo nome, ovvero Voce agli Studenti, perché rappresenta un nostro obiettivo e un nostro ideale. Perché avete deciso di candidarvi? Ho deciso almeno io di candidarmi proprio per portare la mia voce e quella degli studenti a un preside che non tante volte ci ha ascoltato e per far valere i nostri diritti come alunni. Proprio per il motivo che ho appena detto, il benessere dello studente è il nostro primo obiettivo. Perché secondo noi un vero rappresentante deve dare del valore aggiunto a quella che è la scuola e noi siamo convinti di poterlo dare. Quali sono i punti principali del vostro programma? Allora, i punti principali del programma è la creazione di una scuola capillare che riesca comunque ad arrivare in ogni parte dell'istituto, della scuola, ma anche grazie alla creazione di commissioni tematiche come quella dei tornei per organizzare i tornei. L'anno scorso abbiamo organizzato quello di calcio, ma abbiamo pensato anche di fare quello di calcetto femminile in modo da includere tutti. Poi una commissione per le assemblee in modo da renderle più partecipi e feste appunto da fare in modo che tutti i ragazzi possano partecipare. E anche un altro punto è la settimana corta che dobbiamo proporre e riuscire ad ottenere con il preside perché è un nostro diritto e essendo, diciamo, le uniche scuole quasi nel Lazio che ancora non hanno avuto questa cosa, dobbiamo riuscire ad ottenerla a tutti i costi. I nostri obiettivi sono aggiungere scatole per i consigli, sia per assemblee che per idee nuove. Aumentare il dialogo con il preside per avere una maggiore chiarezza su ciò che si può fare e ciò che non si può fare, continuare con i tornei sportivi per tutte le classi, reintrodurre la Fashion Week e la partitella alunno-professore a fine anno, assemblea di istituto scuola zoo e rimodernare i social della nostra scuola. I punti principali del programma sono, oltre alle nostre proposte del collettivo e l'Alberti's League, abbiamo anche un programma di affiliazione con Scuola Zoo. Per quanto riguarda il collettivo è un organo non istituzionale, quindi che non dipende dalla scuola, e in questo collettivo non c'è obbligo di presenza. Questo vuol dire che qualora un ragazzo non volesse venire, può tranquillamente assentarsi. A questo collettivo non partecipano soltanto i rappresentanti di classe, ma partecipano anche persone che magari non hanno un ruolo all'interno della scuola, che però hanno delle idee e vogliono essere ascoltati, magari anche da noi rappresentanti, in maniera diretta. Per quanto riguarda invece l'Alberti's League è un torneo scolastico che nasce con l'ideale di dare a ognuno di noi la possibilità di partecipare con la propria classe a un torneo in una disciplina che gli appartiene. Oltre a inserire nella competizione i tornei sportivi come quello di calcio, di pallavolo e magari anche di basket se ce n'è l'adesione, vogliamo inserire nella competizione anche discipline letterarie o anche scientifiche. Un altro dei punti del nostro programma è il diretto rapporto con Scuola Zoo. La nostra lista infatti ha un programma con Scuola Zoo che ci aiuterà a elaborare assemblee più coinvolgenti e più costruttive e inoltre ci aiuterà anche a creare un merchandising per la scuola. Perché vi dovremmo votare? Ci dovete votare perché non ci stiamo candidando noi, ci stiamo candidando un'idea di scuola, un'idea di scuola partecipata, giusta e che sia presente. Abbiamo lasciato troppe volte indietro molti ragazzi e ne abbiamo subito le conseguenze, quindi è ora di portare avanti questa idea in modo che tutti nella scuola abbiano un ruolo. Perché sono al meglio. Dovreste votare noi perché abbiamo delle idee concrete e realizzabili,
che mirano all'inclusione di tutti quanti. Alberti again. Per rendere l'Alberti grande di nuovo. Ciao. Ciao Albertini, il 21 fate la scelta giusta e votate voce di studenti.